Buonasera, buonasera a tutti. Vediamo, adesso aspettiamo un secondino che le persone si connettano. Buonasera, buonasera. Vedo che stanno arrivando i primi. Scusatemi. Eccoli, eccoli che arrivano tutti, numerosissimi. Olè! Buonasera, buonasera ragazze e ragazze, come state? Spero tutto alla grande, benvenuti in questa super 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 diretta. Io sono sicuro veramente che questa diretta vi aiuterà da paura, vi aiuterà veramente tantissimo. Vi garantisco che quello che ci sarà questa sera in questa diretta è qualcosa che potrei tranquillamente vendere dall'oggi al domani. Ciao Marco, grandissimo! Ciao Tamara, ciao a tutti, ciao Valeria, ciao Anna, ciao Francesca, buonasera a tutti. Come di consueto voglio sapere da dove mi state seguendo, perché sono sempre curioso di vedere se mi seguite da qualche parte dell'Italia, se mi seguite dall'estero, insomma dai, ditemi un pochino da dove mi seguite, intanto mi bevo un goccetto d'acqua. E bevetelo anche voi ovviamente. Eccoci, eccoci, eccoci. Ciao Francesca, oh vedi, iniziamo. Riccione, grande Giacomo da Riccione. Ciao Cesare, grandissimo. Sono in diretta sia su Instagram che su Facebook, quindi se vedete che non vi guardo direttamente è perché ho entrambe le piattaforme qui. Marco, dal tuo studio, dal mio studio, grandissimo Marco, quindi tu sicuramente dalla Liguria, vero? Da Genova, dimmi se mi sbaglio. Silvia da Torino, my name, oh vedi c'è anche qualcuno dall'estero, ma infatti ho anche tante clienti che arrivano dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera, dall'Australia, veramente da tutto il mondo praticamente. Reggio Emilia, Lazio, grande Deborah dal Lazio, da Verona, Giovanna, vediamo, da Cremona. Spettacolare, spettacolare, qui mi avete dato anche un badge, grazie mille ragazzi, grazie mille, grazie Selva82, ecco, da Lugano, da Forlì, dalla Sardegna, che bella la Sardegna, Ancona, Pavia, Lavagna, Trento, non che il resto dell'Italia o che fuori dall'Italia sia brutto, mi raccomando, assolutamente, ci mancherebbe. Mi sentite, funziona tutto, vero? Ciao da Udine, grande grande Genova, sì infatti, da Foggia, ok, Bassano del Grappa, spettacolare. Dai, ci siamo un po' scaldati adesso che tutti siete arrivati, mi sentite, funziona tutto? Spero di sì, almeno al momento mi sembra che stia funzionando tutto. Questa sera parliamo di una cosa importantissima e soprattutto alla fine di questa diretta vi darò tutte le informazioni che mi state chiedendo in questi giorni sul Black Friday. Mi avete chiesto, Nicola ma tu fai il Black Friday, Nicola ma tu fai le promo, le offerte, questo e quello... Vi dico tutta la verità, a me onestamente non piace fare il Black Friday perché non mi piace, perché è una cosa che ho cercato di farla comunque paritaria per tutti, quindi è una cosa che secondo il punto di vista è super straordinaria, cioè veramente è un'offerta che io non faccio mai, quindi se voi cercate offerte durante l'anno del mio servizio di coaching non esistono, ve lo garantisco, però siamo quasi alla fine dell'anno, siamo tutti più buoni. E quindi cosa facciamo? Anche noi della Hill Trainer abbiamo voluto fare il Black Friday. Gabriele, lo so, chiaramente questo è il periodo dell'anno in cui le persone sono più contente perché ci sono gli sconti, perché adesso si può acquistare più roba pagando meno, eccetera, eccetera. E vi garantisco che le offerte che facciamo noi sono oneste, sono reali. Non è che come la maggior parte lì fuori alziamo il prezzo, facciamo lo sconto che così ci pagate lo stesso prezzo. Assolutamente no, e ovviamente i clienti lo sanno, chiunque lo sa. Quindi ora parliamo di quello che ci interessa, quindi di come superare le vacanze senza ingrassare, e poi vi spiego anche come funziona il Black Friday, perché in tantissimi mi avete chiesto come funziona, ma comunque vi terrò anche aggiornati nelle storie, nei prossimi giorni vi spiegherò insomma come funziona questo Black Friday per chi fosse interessato. Per chi non è interessato, nessun problema, vi voglio bene lo stesso, continuate a seguirmi, l'importante è sempre quello ovviamente. Ciao Elena, ciao Angela, ciao Ciro, ciao a tutti ragazzi, vedo che siete veramente in tantissimi che state partecipando questa sera in diretta, spettacolare. Elena, Mara, dai, grandissimi, grandissimi, spettacolare. Allora,
Mi sono preso qualche appunto, giusto perché mi piace andare a braccio, come faccio nella maggior parte dei casi, però insomma qualche appunto di sicuro non guasta. Detto questo, partiamo con i concetti importantissimi. Ovviamente questo è il periodo dell'anno più pazzo, è il periodo dell'anno in cui si stanno avvicinando le vacanze. Fatemi intanto anche delle domande voi se volete, che io nel frattempo, se riesco, rispondo. Si avvicinano le vacanze, si avvicina il Natale, ci piace, non ci piace? Non importa, comunque si sta avvicinando. A me non piace Black Friday, però comunque ho dovuto adattarmi al mercato, quindi ho fatto anch'io Black Friday nel nostro servizio di coaching. Però mi piace molto il Natale, mi piacciono le vacanze, mi piace il calore che creano queste vacanze, l'unione, la famiglia, per chi magari è fortunato che può avere la maggior parte dei componenti della famiglia, insomma secondo me sono veramente belle, ok? Solo che questo per noi fitness lover è un po' un periodo dell'anno particolare, è il periodo dell'anno in cui la vita un po' impazzisce, è il periodo dell'anno in cui incominciamo a dire ma seguo il mio piano o non lo seguo, ma chi è lì per iniziare? Inizio adesso oppure aspetto una settimana, oppure aspetto gennaio, oppure aspetto febbraio, oppure aspetto, perfetto. Quindi si crea veramente tanta confusione. Detto questo, il mio obiettivo e quello del mio team è ovviamente far sì che le persone durante questo pazzo periodo dell'anno si godano ovviamente le festività. Quindi è anche questo il bello delle festività. Vediamo se... ok, ci sono? Ditemi se funziona su Instagram, perché ho visto che è andato in pausa, non so per quale motivo. Perfetto, no, dicevo che mica devo svegliarmi alle 6 di mattina del giorno di Natale per allenarmi prima che i bimbi si sveglino, perché altrimenti non riesco assolutamente a vedere i miei migliori risultati nel tempo, ok? Sicuramente questo non è l'obiettivo e non è quello che voglio che facciano le persone. L'obiettivo è quello di godersi le vacanze. Dai, fatemi sapere nei commenti, volete godervi le vacanze senza prendere peso, senza ingrassare? Ditemelo qui sotto nei commenti, dai, spacchiamo i commenti di sì, perché immagino che tutti voi vogliate superare le vacanze nel miglior dei modi, quindi senza ingrassare, dai, fatemelo sapere. Intanto vedo che ora funziona tutto, sì, grandissimi, perfetto, straordinario. Quindi adesso, questa sera vi do il modo per riuscire a superare le vacanze nel metodo migliore, quindi riuscendo a effettivamente superare le vacanze senza ingrassare. Intanto qui ho visto che è arrivato anche Gigi, grandissimo, infatti ti ho visto lì sotto. Sì, carissimo, certo, grandi. Così si fa, così vi voglio, ragazzi. È arrivata anche mia mamma di qua. Ciao mamma, perfetto, anche tu ovviamente, stai tranquilla, non ti preoccupare. Questa sera vi do l'indicazione magica, che ovviamente come sapete non esiste, ma c'è una strategia. E soprattutto in questo periodo ho visto anche molte persone progettare il 2024, continuare costantemente a pensare sì, a gennaio inizierò. Ragazzi, se ragionate in questo modo non inizierete, ve lo dico io, ho anni di esperienza, ok, 10 anni di esperienza alle spalle, sapendo che le persone mi dicono ancora adesso a gennaio inizio, ma a gennaio non iniziano, a settembre inizio, ma a settembre non iniziano, ad aprile inizio, ma ad aprile non iniziano, basta. Questo è il momento perfetto per iniziare, questa cosa mi fa veramente imbestialire, assolutamente no, bisogna iniziare adesso, qui e ora è l'unico momento che abbiamo, ragazzi, perché abbiamo l'opportunità di poter goderci il momento e di agire. Anche Paola, che è la nostra super cliente, solo grazie a voi, grandissima Paola, infatti è la nostra super cliente del coaching, che veramente sta ottenendo risultati straordinari, infatti adesso fisso anche il suo commento. Paola è un'altra cliente straordinaria che è riuscita a ottenere risultati pazzeschi. Ha 60 anni appena fatti, ma c'è un fisico che se ve lo faccio vedere, cioè veramente ci sono le ventenni che dicono cavolo, io vorrei arrivare ad avere quella condizione. Ma oltre, al di là quindi del fisico, anche le abitudini, anche il fatto di non mangiare di più, anche il fatto di mangiare anzi nella maniera corretta, senza buffarsi, sentirsi a proprio agio, stare bene nei propri vestiti. Queste sono le cose belle della vita, questo è quello a cui dobbiamo mirare. E quindi ci sono due scenari che la maggior parte delle persone hanno in questo periodo. Il primo è quello di restare perfettamente in carreggiata, non uscire assolutamente dalla carreggiata il giorno di Natale, allenarsi la mattina presto e portarsi la propria vaschetta Tupper. Allora non voglio fare pubblicità alla Tupper, però tutti la conoscete, con dentro il pollo, i broccoli, eccetera, eccetera, per poi finalmente ottenere risultati, soprattutto non perderli, perché aiuto! Rischio assolutamente di perdere tutto. Se il giorno di Natale mangio qualcosa in più, rischio assolutamente di perdere tutto. Oppure l'opzione 2 è che le persone si godono a pieno le festività praticamente da oggi,
se le godono fino al 10 di gennaio e svaccano completamente tutto, prendono 5, 10, 15 kg e se ne fregano assolutamente. Ok, quindi questa cosa non vi ricorda un pochino la mentalità del tutto o niente? A me sta ricordando qualcosa di questo tipo, quindi o faccio tutto alla perfezione oppure non faccio niente, svacco completo, distruggo tutto. Perfetto, molto bene, sappiamo perfettamente che nessuna di queste due opzioni è l'opzione perfetta. Intanto qui vi faccio vedere la mia mano che è mezza distrutta a montare le cinzioni, quindi per quello che se in qualche video vedete costantemente le mie dita mezza distrutte, è quello il motivo. Quindi l'opportunità che abbiamo oggi attraverso la giusta alimentazione, attraverso un giusto percorso, è quello di mantenere costanti i nostri progressi senza rovinare nulla, godendoci il cibo e le esperienze con i nostri amici e con la nostra famiglia, ok? Questa mi sembra l'opzione migliore. Chiaramente non è che sia senza difficoltà, chiaramente non è che sia tutta buttata lì a caso, cioè non stiamo dando il miracolo che nella maniera più semplice del mondo riusciremo a ottenere risultati strabilianti per sempre, ci mancherebbe. Però ovviamente con questa opzione 3 riusciamo a ottenere risultati in qualsiasi stagione della nostra vita, che è la cosa più importante, cioè durante le festività, durante i momenti belli, durante i momenti difficili. L'importante è sempre questo, l'importante è riuscire a ottenere risultati nel lungo periodo e soprattutto riuscire anche durante questi periodi a superare al meglio le situazioni. Perfetto, e vi dirò una cosa, questo è veramente il periodo dell'anno che preferisco per i clienti che iniziano adesso, perché le persone che iniziano adesso non sono quelle che rimandano a gennaio, non sono quelle che aspettano il momento perfetto, sono quelle che agiscono, sono quelle che iniziano. Infatti non a caso in questi giorni abbiamo tantissimi rinnovi anche delle nostre clienti, dei nostri clienti del coaching. Perché? Perché tante persone continuano anche in questo periodo. Intanto è arrivata anche il mio amore, ciao amore. E quindi come facciamo per mettere in pratica questa terza opzione, ovvero riuscire a goderci le nostre vacanze, goderci i nostri familiari, nonostante questo non ingrassare, non prendere peso? Intanto la nostra cliente Anna, anche lei dice presente, grandissima. Come facciamo? Si fa in questo modo, ovvero non avendo paura del mantenimento. Non avendo paura del mantenimento dei progressi, quindi senza mirare a perdere ancora tantissimi chili, senza mirare ad avere la mia definizione migliore il giorno di Natale, senza mirare ad essere perfetto nei giorni di Natale, ma mantenendo i progressi che ho raggiunto. Ma chiaramente ci vuole anche qui una strategia, non è che sia tutto così scontato. E infatti se riesci a mantenere la calma durante questi ultimi mesi dell'anno sarai veramente indistruttibile praticamente per sempre. Questo è il concetto veramente più importante. E appunto in questo periodo l'obiettivo è quello di aumentare un pochino anche le calorie, ricordandoci sempre una cosa importantissima. Ragazzi e ragazze, vi ricordo che Natale si chiama Natale ed è un singolo giorno. Io ho una mia amica che fa gli anni il giorno di Natale, ma non è che festeggia dai primi di novembre, da fine ottobre, da post Halloween fino al giorno di Natale, cioè festeggia il giorno di Natale il suo compleanno, ok? Quindi Natale in teoria, poi correggetemi se sbaglio, magari ditemi nei commenti sto sbagliando, dico qualche cazzata, mi sembra che Natale sia un singolo giorno. Poi chiaro, sono le festività, ci sono tanti giorni attorno, c'è la vigilia, c'è Santo Stefano, c'è l'Immacolata adesso l'8 di dicembre, c'è Capodanno, chiaro, però di base Natale è un giorno, ok? Quindi ricordate che il mantenimento è comunque sempre un grande progresso. Infatti adesso che ho qui Paola, che la vedo spuntata qui in alto, il bello è che con lei abbiamo fatto anche qualche mese in cui non abbiamo perso più di tanto, non abbiamo perso più di tanti centimetri, o magari abbiamo anche mantenuto i risultati, ma questa è la cosa importante, riuscire a mantenerli senza andare a distruggere tutto, che è quello che fanno la maggior parte delle persone, distruggono costantemente tutto. Ma in realtà dicembre è costellato da cene e festeggiamenti che durano per molti giorni, si può avere la sensazione di perdere il controllo della situazione. E infatti è proprio questo il motivo per cui voglio darvi questa strategia. Farvi capire che aumentare anche un pochino le calorie, saltare qualche allenamento, non è assolutamente la fine del mondo. L'importante è riuscire a farlo, l'importante è sapere che stiamo aumentando le calorie in quei giorni, l'importante è sapere che stiamo saltando qualche allenamento e che non succederà nulla di grave, ok? Per questo dico è una giornata festiva, non una stagione festiva.
Infatti, il motivo per cui la maggior parte delle persone distrugge tutto quanto è perché esagerano fino al 1 gennaio, esagerano fino al 6 di gennaio, esagerano costantemente. Quindi, giusto per farvi un esempio numerico che a noi piace tanto, se siamo in deficit calorico di Spar, 500-300 calorie, che è quello che fa la maggior parte delle persone, possiamo tranquillamente andare a compensare queste calorie in una settimana, per 2 settimane, senza nessun tipo di problema. E come ho già detto anche in qualche reel precedente, in qualche diretta precedente, non è che io devo mangiare più calorie tutti i giorni, posso magari mantenere il mio deficit durante la settimana e sapere che nei giorni in cui mangerò di più, chiaro che il giorno di Natale non staremo là a contare le calorie, il giorno della sera della vigilia non sto a contarmi le calorie, il primo dell'anno non sto a contarmi le calorie, quello ovviamente è scontato, spero che non passi questo di concetto, ma sicuramente in quei giorni so che mangerò un pochino di più e va benissimo così. Starò in mantenimento? Va benissimo così. Faccio un viaggio di una settimana con la mia famiglia, con i miei amici, da solo, faccio quello che voglio? Va benissimo se non mi alleno in quella settimana, va benissimo se mangerò un po' di più, è tutto perfetto. L'importante è prenderne coscienza fin da adesso, sapere che non dobbiamo distruggere tutto da oggi fino al 1 dell'anno. Sappiamo che non dobbiamo mollare adesso e riprendere il 1 dell'anno. Sappiamo che se adesso vogliamo intraprendere un percorso di cambiamento non dobbiamo aspettare il 1 di gennaio. Perché non è così che funziona, perché soltanto in questo modo ci setteremo mentalmente con la mentalità del tutto o niente. Come ragioniamo in questo ragioneremo anche nelle altre aree della nostra vita, ok? E soprattutto fai sempre una verifica di ciò che è sotto il tuo controllo. Questa è una cosa fondamentale, io vedo tutti i giorni le persone che vengono da noi, ok, che intanto noi in teoria siamo i meccanici delle auto, noi lo siamo in teoria delle persone, ok? Quindi mi piace un po' definirci i meccanici delle persone. Quindi in teoria quando una persona va dal meccanico non deve dire io sento rumore lì sulla ruota destra, quindi secondo me il cuscinetto cambiami quel pezzo, ok? Cioè io vado dal meccanico e gli dico io sento questo rumore, fai tu. Il meccanico poi trova il problema. Io l'altro giorno ho rotto sulla macchina della mia compagna, abbiamo rotto il finestrino che non andava più su e giù, ho portato l'auto dal meccanico ma non gli ho detto guarda che secondo me si è rotto il meccanismo, secondo me c'è questo che manca, secondo me è il tastino che non funziona, questo quello, muto, cioè me ne sto zitto, vado dal meccanico, gli dico guarda che c'è questo di problema e il meccanico mi dice bene, questa è la soluzione, te la risolvo in questo modo e questi sono i soldi che devi pagare, giusto? Perfetto, quindi non sono io che devo andare dal coach, dal personal trainer, dal nutrizionista a dirgli quello che deve darmi, quello che deve fare. In teoria lui o lei dicono a me, mi danno i consigli di quello che devo fare perché altrimenti vuol dire che non nutro fiducia. Questa è sicuramente la premessa importantissima. Stavo dicendo che quello che vedo nella maggior parte dei casi, specialmente nell'ultimo periodo, è che le persone si concentrano costantemente su ciò in cui non hanno il controllo. Quindi non ho perso 7 kg in 3 mesi, non ho fatto questo, non ho visto centimetri come avrei voluto perdere, ho perso soltanto 3 kg ma non ne ho persi 4 perché secondo me dovevo togliere i carboidrati, dovevo togliere la carne, dovevo mettere questo, dovevo mettere quell'altro. Assolutamente no ragazzi, concentriamoci su ciò in cui abbiamo il controllo. Concentrati sul bere la tua acqua giornaliera, concentrati sul mangiare correttamente, di assumere abbastanza proteine, di mangiare la tua verdura, di mangiare la tua frutta, concentrati su ciò in cui hai veramente il controllo, sul sonno, sullo stress. Cavolo, dobbiamo guardare queste di cose, non dobbiamo guardare costantemente al peso che non cambia più di tanto e che vorremmo che cambiasse, ai centimetri che vorremmo, basta. Cioè questo veramente non so, è proprio una cosa che ci è stata inculcata dal vecchio metodo che continua costantemente, non ho perso peso, non ho visto risultati, non ho perso centimetri, non ho visto risultati. Ma che cavolo stiamo dicendo? Ma non è assolutamente così. C'è una persona che si sente con più energia, che ha più forza, che si vede meglio, che cambia costantemente, che nei vestiti incomincia a starci meglio. Io ho clienti che mi rompono le balle a dirmi che non riescono più a far quadrare i guardaroba perché stanno dimagrendo e non riescono più neanche a mettere. Cioè io ho delle clienti che mi dicono Nicola, io questi jeans volevo provare a mettermeli per Natale, ho provato a metterli adesso e mi stanno larghi, ok? Questo cacchio è ciò che conta, il fatto che ti stiano larghi nei vestiti, magari non sei calata di 7 kg, ma hai perso 4 kg, ma c'hai i vestiti che ti stanno larghi, e va benissimo così. Io ho i clienti che hanno guardaroba di anni fa, che non potevano più mettersi, e che adesso gli sta largo, ok? E quindi devono mettersi il guardaroba di quando avevano 20 anni,
Ma questo è importante, basta continuare a guardare sempre al peso, ai centimetri, ma io agisco soltanto se perdo 4 kg, soltanto se perdo 7 kg, soltanto se vedo quello, soltanto... basta! Cioè non è questo il concetto è che dobbiamo avere più energia, vederci meglio, stare meglio, metterci quei vestiti che ci piacciono, goderci il processo, goderci le vacanze, goderci la famiglia, goderci le festività, questo è importante, questo è ciò che conta della vita, cacchio! Non il peso, non i centimetri, nulla. Concentriamoci su ciò in cui è sotto il nostro controllo, specialmente adesso in questo periodo. Non lasciamoci prendere dalla situazione, non lasciamoci prendere dall'esterno, dal fatto che vogliamo controllare l'incontrollabile. L'incontrollabile non si può assolutamente controllare, mi raccomando. Questa è una parte fondamentale, ok? Grandissima, vedi? Nemmeno il peso, l'importante... Aspetta che l'ho perso, ho perso il commento. Si vede che sono arrivati altri commenti nel frattempo. E quindi l'importante è sempre come ci sentiamo. Per questo che io dico, devi includere il tuo stile di vita nel tuo piano, perché tutti sono capaci di dire sì, vabbè, ma bisogna assolutamente includere il piano nello stile di vita e questo e quello, ma pochi lo fanno. Pochi lo fanno, è fondamentale far sì che il tuo piano si adatti alla tua vita. Il fitness deve essere un qualcosa di piacevole, il fitness deve essere un qualcosa che ti dà, che ti riempie. Tu devi mangiare perché ti fa star bene mangiare in un certo modo, tu devi allenarti perché ti fa star bene allenarti. Io oggi, ciao zio, grandissimo, ciao nonni, io oggi ho dovuto saltare un allenamento che avevo previsto per altri motivi, ma in qualche modo nel frattempo mentre lavoravo fra un messaggio e l'altro, un video e l'altro eccetera eccetera, ho fatto dell'esercizio. È come il mio allenamento? No, assolutamente, ma ho dato costanza, ho dato costanza perché oggi sapevo che dovevo allenarmi. Ma in certi casi è successo che ho saltato l'allenamento e non mi sono più allenato, assolutamente, non è questo il problema. È per quello che dico che il fitness ci deve dare, deve adattarsi al nostro stile di vita. Ecco perché voglio assolutamente far sì che pensi al fitness come un matrimonio, ok? Devi vederlo come un matrimonio e il matrimonio non può essere tossico. Se tu c'hai la tua compagna e il tuo compagno che si comportano in modo tossico, che controllano qualsiasi cosa della tua vita, che non vogliono il bene per te, che vogliono soltanto avere loro, trarre il massimo beneficio da te, continuare a risucchiarti le tue energie, questo è un matrimonio tossico, questo è un matrimonio tossico. È fondamentale far sì che il matrimonio sia sano. Il matrimonio che abbiamo con il fitness deve essere qualcosa di sano, ok? Quindi non comportarti come un idiota con te stesso, non parlarti come un idiota, non continuare costantemente a pensare, a aver pensieri da idiota nel tuo cervello, perché non ti portano da nessuna parte questi pensieri. Non darti nemmeno aspettative folli. Ok, non avere aspettative che da qui a 3 mesi andrai a perdere 30 kg, andrai a perdere 20 kg. Ok, c'è chi ce la fa. Sicuramente ho avuto anche delle eccezioni, delle clienti che nei primi 3 mesi hanno perso 17 kg, va benissimo, sono riuscita anche a mantenere il peso, ma sono eccezioni. La maggior parte delle persone perde meno. Con calma, vai tranquilla, non ti agitare, non c'è nulla di cui agitarsi, non hai perso peso questo mese, va benissimo. Durante le vacanze resterai costante su quel peso, ma ti godi le festività, ma starai bene con il tuo corpo, starai bene con te stesso o te stessa, starai alla grande, avrai energia, eccetera. Questo è ciò che conta. Ed è soltanto in questo modo che potrai superare le vacanze senza andare a prendere peso, senza andare a rovinarti completamente. Ora, volevo prendere qualche domandina che c'era qui e poi vi parlo di una cosa importante, ovvero del Black Friday, perché in tanti me l'avete chiesto anche qui. Erano mesi che non avevo voglia di allenarmi e non perché devo ma perché voglio. Grande Elisa, ma è così che si ragiona. Chi è che mi ha visto, che aveva detto che mi ha visto incazzato questa sera? È la grande novità di questo sistema, mi ha fatto capire che la bilancia può oscillare e oscilla, ma se si mantiene una certa costanza negli allenamenti i vestiti stanno molto meglio. Oh, bravissima, bravissima. Poi qui cosa c'è? Applausi, grazie mille ragazzi. Diciamo che mi sono un po' inalberato, però quando succede è perché ci tengo veramente ai vostri risultati, perché ci tengo davvero
che voi riusciate a vincere nella vita, cacchio, perché io voglio veramente che chi mi segue, chi mi incontra, ma chiunque, io vorrei che vincesse nella vita. È molto importante che voi vi mettiate direttamente con un mindset vincente, che vi mettiate con un mindset che vi porti nel lungo periodo, che vi porti a ottenere risultati nel lungo periodo, che non continuiamo costantemente a lamentarci di quello che non abbiamo, cacchio. Siamo fieri e felici di quello che abbiamo, partiamo da questo. In questo momento io sono questa persona, ho 5 kg di sovrappeso, ho 10 kg di sovrappeso, ho 15 kg di sovrappeso, ne ho 25, ne ho 30, ne ho 50 o più, non importa, mi accetto, parto da questa situazione, parto da questa condizione e da qui mi miglioro ogni singolo giorno. Devo farlo però, devo farlo agendo, cacchio, l'unico metodo è agire. Basta rimandare, basta pensare che magari adesso le vacanze rovineranno tutto, basta pensare che gli ultimi 2 mesi dell'anno non mi devo allenare, non devo agire, non devo mangiare correttamente, basta. È soltanto qualche giorno, soltanto in questo modo riusciremo davvero a superare questo periodo dell'anno nel migliore dei modi. Dai, fatemi qualche domandina se ce l'avete e io adesso vi do anche le indicazioni su Black Friday. Ultimamente quando mi alleno mi stanco subito, come mai? Lì dovresti vedere anche la tua alimentazione ovviamente, perché c'è qualcosa che non va se ti stanchi subito. L'allenamento dovrebbe essere un qualcosa che invece ti permette di spingere alla grande e sentirti in energia. Ah sì, è vero, sei in modalità cazziatone, ma hai ragione. Beh certo, cacchio, ogni tanto veramente ci vuole. Se non vi cazzo qui in diretta, dove vi cazzo? Non posso mica fare un reel in cui sono mezzo incazzato e perché poi la gente che non mi conosce chiaramente dice ma che cavolo vuole questo, mentre invece voi siete persone che mi conoscete o che comunque da qualche parte mi avete visto, però a vedere dei commenti sono la maggior parte sono miei clienti o comunque sono persone che mi conoscono e quindi posso farvi tranquillamente il cazziatone perché altrimenti non sareste qui. Volevo sapere la tua opinione da te ultimamente quando... scusami, l'avevo già letta. Perfetto ragazzi, allora adesso promo velocissima, non volevo, cioè, allora io l'ho messa qui nella diretta visto che ormai siamo qui tutti e quindi volevo dirvi come funziona la promo, che così almeno per tutti quelli che mi hanno chiesto informazioni, mi sono arrivati veramente centinaia di mail e di messaggi oggi, ve lo garantisco, vi farei vedere le mie chat e le mail, infatti avevo fatto anche lo screen delle mail che erano tipo 115, vi dico in breve come funziona Black Friday. Se poi avete dubbi o domande scrivete al vostro coach, per chi è già cliente che magari vuole già rinnovare in anticipo, e per chi non è cliente mi scrivete BF, quindi Black Friday, in privato, vi do tutte le informazioni che servono, ok? Quindi questa è la promo del Black Friday, fatemi uno screen se volete, dopo se vi rispondo ancora a qualche domanda fatemi uno screen anche lì se volete. Perfetto, allora col Black Friday molto semplicemente per chi acquista i pacchetti da 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi ci sarà un coupon. Cosa vuol dire un coupon? Un coupon è quando una persona ha la possibilità poi di avere uno sconto per se stessa o per qualcuno da sfruttare in un altro rinnovo, in un altro servizio all'interno del nostro servizio di coaching. Ok, quindi che ne so, voglio acquistare il pacchetto da 6 mesi, ho 50 euro di coupon, quindi vi regalo 50 euro. Voglio acquistare il pacchetto da 3 mesi, 25 euro di coupon. Voglio acquistare il pacchetto da un anno, 75 euro di coupon. Questo coupon posso anche regalarlo a un mio amico, posso fargli, che ne so, a un mio familiare. Ok, tanto mi arriva gratis, fra virgolette, quindi io acquisto il pacchetto, mi arriva il coupon tramite mail e posso utilizzarlo o nel prossimo rinnovo oppure a un mio familiare che magari vuole iniziare un percorso di miglioramento eccetera eccetera, prendo il mio coupon, vado, glielo regalo, dico guarda questo bello o bella è per te, ti faccio questo regalo e iniziano con il nostro servizio di coaching direttamente con uno sconto. Quindi questo è il nostro Black Friday, quindi avete la possibilità di avere, cavolo, fino a 75 euro di coupon e devo dire che è veramente tanta tanta roba, ok? Ovviamente sono esclusi i clienti che hanno già un prezzo di favore all'interno del coaching e quindi magari hanno iniziato mesi fa eccetera, che avevano un altro prezzo rispetto a quello che hanno oggi, di conseguenza ovviamente loro pagano già di meno l'abbonamento, ok? Per chi sta già facendo un pacchetto, Elisa, grande Elisa, puoi tranquillamente anche rinnovare in questi giorni e ti pigli il tuo bel coupon che poi potrai sfruttare oppure puoi far sfruttare a qualcuno, ok?
Ditemi se avete ancora domande in questi termini. Intanto qui avevo visto che... Allora, cosa ne pensi dell'allenamento in acqua? Oltre al nuoto, acqua, gym, hydrobike, pirulani in acqua? Allora, da questo punto di vista, adesso rispondo anche alle domande, mentre voi mi fate le domande su Black Friday, poi torno alle vostre. Allora, l'allenamento in acqua, sì, ci può anche abbastanza stare, ma dipende sempre da quali sono i tuoi obiettivi. Ok, quindi se fai comunque acqua gym, se fai hydrobike, eccetera, è comunque un allenamento principalmente cardio, che sfrutti quasi senza gravità, quindi chiaramente però fai più fatica perché comunque sei in acqua, quindi i movimenti sono più difficili, quindi è principalmente un allenamento cardio. Se vuoi rimodellare il tuo corpo, sempre allenamento muscolare, questo è poco ma sicuro. Ma se ti piace, ovviamente puoi tranquillamente fare anche dell'allenamento cardio fatto da acqua, gym, eccetera, perché io dico sempre, piuttosto di niente, fate quello che vi piace, è fondamentale, ok? Ora, mi stavano facendo delle domande qui, allora puoi dire un prezzo del pacchetto e cosa comprende? Allora, vero, facciamo una cosa, sul mio sito iltrainer.com/coaching trovate anche tutti i prezzi di tutti i pacchetti, quindi la cosa migliore senza star qui a dire numeri che non servono a nulla, andate lì, vi guardate anche i prezzi dei pacchetti e da quello ovviamente avrete a disposizione il tutto. Ma la cosa migliore è sempre quella di scrivermi in privato, mi scrivete in privato, vi diamo tutte le informazioni, vi rispondiamo, insomma comunque siamo delle persone serie che prendono seriamente questo lavoro, che hanno lavorato con oltre 5.000 clienti, quindi insomma una piccola esperienza nel campo ce l'abbiamo, per questo che vi dico anche scrivere in privato può essere una cosa super super utile, che così capiamo e troviamo la migliore soluzione per voi, ok? Grazie mille, vorrei avere informazioni per iscrivermi al tuo programma, grazie mille. Allora guarda Jenny, basta che mi scrivi in privato, ok? Quindi su Messenger, per chi è su Facebook, sui direct di Instagram, per chi è qui su Instagram, e vediamo tutte le informazioni. Infatti io tante volte mi chiedo, ma perché queste persone rimandano? Perché non iniziano? Che cavolo, stiamo trasformando migliaia di persone, ci sono ancora persone che sono lì, che non sanno, ma inizio, ma aspetto gennaio, questo e quello. Ragazzi, questo è il momento migliore dell'anno per iniziare, vi do lo sconto. Vi ho dato la strategia per non prendere peso durante le vacanze. Vi ho detto che non serve a nulla aspettare gennaio. Cioè, più di così veramente non si può. Quindi, mi raccomando, vi aspetto tutti quanti. Iniziamo assolutamente. Per chi non... Cioè, io ve l'ho già detto, a me non piace il Black Friday, ok? Non mi piace fare sconti, non mi piace... Quindi io lo dico a mio sfavore, perché per me ha molto più senso che le persone inizino quando non hanno il coupon, se facessimo una questione di soldi, fra virgolette, però assolutamente no, bisogna iniziare ragazzi. Infatti Jenny dice no, ora è subito, oh bravissima, Selene grandissima, mi collego ora mentre guido per entrare da casa, lavoro, mi fai compagnia e ti seguo, grandissima Selene, guarda ti sei persa una diretta secondo me spettacolare, quindi poi adesso la salvo sia su Instagram che su Facebook, riguardatevela, perché io personalmente me la ascolterei, me la guarderei mille volte. Ciao Nicola, continua a sparirmi i commenti. Ciao Nicola, avrei bisogno di chiederti diverse cose perché avrei bisogno di aiuto per mio figlio. Posso scriverti dove? Allora Giovi, puoi scrivermi o sui direct di Instagram, oppure potete anche scrivere su WhatsApp, che abbiamo il WhatsApp mio, che però collaboro anche con, ovviamente c'è anche un collaboratore che mi aiuta, al 348-9167-471, ok? Quindi 348-9167-471, non scrivetemi cavolate, ovviamente è soltanto per lavoro, quel numero non è il mio numero privato, ma è il numero del lavoro, dove tante volte avete anche me che vi rispondo. Ai miei clienti rispondo sempre io, e alle volte invece c'ho anche qualcuno che mi dà una mano a rispondere su questi messaggi, ok? Premenopausa o menopausa, i pesi li faccio, mi serve dieta? Sì, assolutamente, cioè abbiamo tantissime clienti in premenopausa, in menopausa, che le stiamo seguendo a menadito e stanno ottenendo risultati pazzeschi. Cioè, adesso Paola Gentili qui, per chi non ho la foto, ma lei veramente ha fatto un cambiamento straordinario, ma come tantissime altre clienti del coaching, ok? Come dimagrire il viso dimagrisce in funzione anche ovviamente della tua genetica, quindi in base a quello che stai facendo, del programma che stai seguendo, eccetera, eccetera. Quindi è come dire, come dimagrire l'addome, non puoi fare addominali, il viso non puoi tirartelo per cercare di dimagrire, ma la cosa migliore è quella di dimagrire in tutto il corpo, stare in deficit calorico, allenamento adeguato, proteine, sonno, eccetera, eccetera, e poi effettivamente dimagrire anche il viso, ok?
Allora, non voglio fare da sponsor, ma dillo che rispondete veramente voi in tempi brevissimi. Sembra un miracolo, sicuramente a me lo sembra. Ma grande Elisa, grazie mille. Anche qui un altro super super feedback di un'altra grandiosa cliente del coaching, veramente. Ma guarda, ti dico, noi veramente facciamo il massimo ogni singolo giorno. Cioè, veramente non so quanti servizi di coaching, però non ditelo a nessuno, io non voglio parlare male di nessuno, anzi io sono contento se ci siano altre persone che lavorano bene come noi al di fuori del nostro servizio, però di base insomma è molto molto difficile trovare un'assistenza, un supporto specializzato e soprattutto di questo tipo, perché io tutti i coach che ho, nutrizionisti eccetera, sono persone che hanno comunque almeno un anno di esperienza, quasi tutti se non mi sto sbagliando, sì tutti almeno un anno di esperienza, poi c'è chi anche ha 3, 4, 5 anni con me di esperienza, quindi comunque sono persone che ne hanno passate tutti i colori. Salva, che poi le recupero, assolutamente sì, vediamo se becchiamo ancora qualcosina, ti ringrazio ancora Elisa, aspetta che volevo farmi lo screen, ok, perché è sempre bello avere questi commenti. Perfetto ragazzi, dai, allora anche qui, aspetta che c'è Gigi, io 48 anni, 5,5 cm di addome persi nel primo mese, grande Gigi, aspetta che facciamo lo screen anche a te perché è sempre bello, straordinario Gigi, veramente. Ragazzi, come già vi ho detto, disponibilità disarmante davvero, grazie anche Agnese, anche di qua, facciamo lo screen. Ragazzi, veramente è stato super piacevole stare con voi questa sera. Sono sicuro che chi metterà in pratica quello che gli ho detto, che chi agisce adesso, veramente supererà le vacanze alla grande. Non avrete problemi nell'ottenere risultati, non avrete problemi nel vincere. Come già vi ho detto, io voglio che voi vinciate e spero che anche voi vogliate che io vinca, ok? Ragazzi, spero che vi sia d'aiuto e vi auguro una splendida, splendida serata a voi e alle vostre famiglie. Ciao ciao!